questo premio che è annuale è importante perché tutti gli anni si rinnova il ricordo di Piero e soprattutto abbina due sue grandi passioni come la città di Arezzo e la fotografia. Si è tenuta nei locali della sede del Fotoclub La Chimera in Piazza Grande ad Arezzo la premiazione del concorso fotografico nazionale, il 25esimo trofeo Chimera per il secondo anno consecutivo intitolato a Piero Comanducci. Dal 5 al 20 novembre verranno esposte in mostra le immagini premiate con orario sabato e domenica dalle 10.30 alle 13 e dalle 16 alle 19. Abbiamo ripristinato questo concorso nazionale e abbinandolo anche a un tema obbligato che è appunto le immagini di Arezzo, che sta avendo un discreto successo. E quello che è strano, cioè quello che è veramente particolare, è che questo successo riguarda l'esterno di Arezzo, perché il vincitore di questo trofeo non è un aretino, il trofeo Chimera, il trofeo Piero Comanducci, ma è di Imperia. Il primo premio delle immagini di Arezzo è di Firenze, per cui, mentre gli aretini hanno vinto il premio Libero, per cui è questa commistione che ci fa un pochino anche veramente sperare che nei prossimi anni le cose vengano incrementate, che acquisiamo sempre più immagini di Arezzo che poi possono servire tra 50 anni a ricordare questa città.